Buongiorno, buongiorno, coccodrilli, ci siamo oggi un po' in ritardo, ma volevo darvi il buongiorno ugualmente. Adesso andiamo a vedere anche se dormono i pargoli. Troppo bene, non posso svegliarlo. Giusto anche un po' di riposo, no, ragazzi? No, vabbè. No, oggi sta pieno, non me la sento. No, 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 no. No, sta pieno. Fortuna, oh. Ho letto l'oroscopo stamattina e dice che nel Capricorno ci sta Venere abbracciata a Plutone autorevole che vi proteggono dalla Luna. Ma pensa a sta testa di cazzo di Luna! Cioè, ma che cazzo vuole da me la Luna? Ma io veramente, quando c'è dormo mi viene a rompere il cazzo. Cioè io. Venere abbracciata a Plutone, poi che cazzo saranno a fare Venere e Plutone abbracciati? Che fanno? Io non ci capisco un cazzo con questi oroscopi. Comunque mi fanno ridere. Solo ora ho capito perché, ragionando, lo chiamano Paolo Fox. Perché per sparare ste stronzate devi essere intelligente. C'è un cazzo da fa. Perché per inventare tutte ste minchiate devi essere un Fox. Solo un Fox può farlo. Una volta che ti dice, oh, Plutone stamattina è sveglio, è carico, va a lavorare al posto tuo. Non ti preoccupare, riposite. Venere, quando ti svegli, tarfa a letto, ti mette a posto casa, sta tranquillo. Stasera la luna ti fa anche in bocca ciccio. Mai, mai una volta, mai. Se volete iniziare a guadagnare online, vi metto il tag qua sotto, sono i numeri uno in Italia, oltre 2000 persone stanno seguendo, io mi trovo molto bene con loro, scrivetemi, mandate un messaggio, vi rispondono, sono veramente forti, eccolo qua il tag. Per chi volesse rivedere le storie di domenica, ma soprattutto del Derby d'Italia, visto insieme al nonno, fate swipe up, pranzo con Carletto, troverete tutte le storie, quindi così con l'ichino. Invece, non ci avete voglia di fare niente, andate a fanculo, ecco, semplicemente. No? Giusto? C'è il pubblico qua, giusto? Oh! Giustissimo. Oh, vedete? A stora mi prende anche voglia di parlare un po' di figa. Cioè, quando dico figa zero, non è perché sono gay, ragazzi, non sono gay. Però io figa zero, voglio rimanere così, tranquillo. Già c'ho parecchi capelli bianchi. Se ci mettiamo anche figa, i capelli aumentano bianchi, viene anche la pelata alla San Francesco sopra la testa, quindi vorrei evitare, quindi dico figa zero. Poi voglio dire, è facile, no? La figa. No, se tu figa zero, rimani lì, tac, tranquillo, però non so gay. Stasera mi è venuto in mente uno scherzo assurdo. Franci, com'è? Fantastico. Cioè, lui lo sa. Farò un'entrata epocale a casa, vediamo se riesco. Zanza! Guardate dov'è il busterillo. Con Nicola abbiamo portato su. Quello che succederà lo vedrete su un video. E su YouTube andrà il video. Adesso vediamo se riusciamo a farlo. Breve uscirà un video. Ma che è? Queste sono le ferite di guerra. Eccole. Ah. Mi ha dato delle bastonate incredibili. Ma questo video siete carichi o no? Perché vedo un po' di gente che, boh, io ho preso le botte per voi. E voi siete carichi o no? Non vi sento, non vi sento. Che il video lo carico il prima possibile. Iscrivetevi al mio canale, ancora chi non l'ha fatto. Voglio vedere un'esplosione. Condividete con tutti. Fate swipe up. Iscrivetevi, condividete e poi vedrete il video. Nonostante le bastonate, anche oggi allenamento fatto!
Forza coccodrilli, carichi dalla mattina alla sera, ve lo dice un tozzetto con le gambe, il vostro tozzetto. Sulle mani, amiamo! Che scemo! Ma che... Senti che culetto! Senti che culetto! Madonna, santissima! Ale, prega per noi! Ave Maria piena di grappa! No, con me non c'è da parlare! Perché no? Non ti ricordi perché qua prima? No! Ah no, non ti ricordi? No! Ah, no. Sciocco di coglioni! No, no. Va via, va via, va via! Che io non ti puoi vedere davanti! Là, di follower! Questo invece è un piccolo pensiero per nonna Maradona. Un abbraccio forte a tutti. Mi fate morire da ridere. Spiedo 96. Spiedo 96 te l'ha mandato. Perché il papa si dimette. Ma sta zitto, va via. Si dimette il papa. Va via. Queste sono le ultime reliquie papali. Va via. Il papa si dimette subito. Va via. Si dimette. Ma, oh, te l'ha fatto andare. Arzugo, no? Arzughe? Oh no! Oh no! Arzughe no! Arzughe no! Carzughe! Carzughe! Oh! Carzughe! Volevo parlare di una persona che è tutti i giorni a mangiare qua, proprio così, eccolo. Se volete invitarla anche voi, perché mo sta diventando una spesa, è Lauro 87. Ok, spedite i pacchi, i vostri pensieri arrivano a Lauro 87, il nostro fermo deposito. Di la via via Armando Diez 27 06081 Santa Maria degli Angeli, pizza Ciccio numero 1. Blackout incredibile, tutto buio, ma smettela. Approfitto del blackout per così non ve... approfittare che no, no. Blackout totale, testo de cazzo. Blackout totale, incredibile. C'è blackout incredibile, guardate, non c'è più la luce. Blackout, blackout totale. Adesso come faremo? Nonno Faustino durante il blackout. Porca madonna. Ti chiamata? Ti piace in colpa? T'ha chiamato qualcuno? Eh? Basta, veramente. No, l'ho levato, solo un minuto l'ho tenuta. Scendo telefonato. Volevo capire che stai a fare, volevo capire. Una sega! E dopo una sega che fa? Che fa dopo una sega? No. Vabbè, chi ha per dormire? No, dormi nonni. Io vado a dormire, sono ancora tutto rotto. E forse domani uscirà il video, voi intanto andatevi a iscrivervi su YouTube, condividete con tutti, fatemi vedere che siete un team coccodrillo di quelli proprio. Incoraggiatemi anche a fare altri video, voglio vedervi carichi tutto il giorno, sempre belli attivi. Per il resto niente, domani a proposito di attivi ci alleneremo alle 9. Chi c'è c'è, chi non c'è andato ma io vado a scuola, io vado di qua, io vado di là. Chi c'è c'è, chi non c'è c'è la prossima volta, raga, non c'è problema. L'importante è chi c'è, se c'ha voglia, io ci sono. Non ci avete capito un cazzo. C'è chi non c'è, chi c'è, chi non c'è. Comunque, detto questo, vado a dormire, quindi dormimo. E ci vediamo domani. Siete i numeri uno, vi meritate tanto.